Ciao campioni, come state? Ultimamente si parla molto del ministro della giustizia Carlo Nordio, l'ex magistrato ora membro del governo Meloni. Il tema della giustizia in Italia è molto divisivo, molto più degli altri paesi. Dopo gli avvenimenti di Tangentopoli che hanno visto metà della nostra classe politica venir rimossa da una grande campagna giudiziaria guidata da Antonio Di Pietro, molte personalità istituzionali hanno preso una forte posizione nei confronti delle toghe e il loro rapporto con lo Stato. In generale, ci sono due linee di pensiero principali. Il garantismo è il primo, spesso monopolizzato dalle forze politiche più a destra. Questa visione sposa principi liberali, dove l'imputato è considerato innocente fino a prova contraria e i giudici sono indipendenti dallo Stato, ma possono intervenire nella rimozione di un politico solo attraverso il permesso di quest'ultimo. Quindi, per esempio, un senatore può essere portato in tribunale solo se la Camera vota a favore della mozione. Tra i principali divulgatori di questa linea di pensiero c'è Silvio Berlusconi, il quale ogni volta che veniva coinvolto in qualche vicenda giudiziaria accusava le procure di collaborare con altre forze politiche per apparire più forte e vittimizzarsi. Tendenzialmente questa visione dà maggior valore alla privacy e alla libertà personale dei cittadini piuttosto che al potere d'azione dei tribunali. Al contrario, il giustizialismo vuole dare più potere alla magistratura, rendendo più facile la rimozione di un politico per indagare sui casi specifici. Secondo questa dottrina, il politico dovrebbe sacrificare parte della sua privacy per dimostrare di non essere corrotto e se vieni accusato è perché hai qualcosa da nascondere. Non è raro infatti vedere politici che vengono cancellati dalla sfera pubblica per delle vicende giudiziarie in cui non c'entravano niente e dopo qualche anno, quando vengono riconosciuti come innocenti, nessuno li vuole votare perché ormai la loro reputazione è a pezzi. Questa ideologia veniva adottata dai 5 Stelle, infatti secondo lo statuto qualsiasi coinvolgimento in vicende giudiziarie all'espulsione tranne quando gli faceva comodo. Raggi e Appendino, per esempio, non sono mai state cacciate nonostante le innumerevoli controversie. Entrambe le posizioni usano la giustizia per screditare l'avversario politico in un modo che non si vede molto in altri paesi. Un garantista e un giustizialista non hanno molte cose in comune, ma se c'è una cosa su cui sono entrambi d'accordo è questa: la giustizia è lenta perché manca personale e i processi durano in eterno. Poi di questo non ne ho la certezza al 100%, ma secondo se chiedessi a un giustizialista che è un garantista se dovresti diventare membro del mio canale per avere accesso a contenuti extra, anteprime, sticker e molto altro, probabilmente anche lì saranno d'accordo e ti diranno no. Ma sappiate che acquistando questo abbonamento aiutereste tantissimo nella produzione dei miei video, ma se non avete voglia mi basta anche un like, un commento e magari una condivisione. Sì, vai, mandate questo video a un vostro amico. Dove ero rimasto? Ah sì, la giustizia. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto tre ministri della giustizia che hanno provato a riformare il sistema giudiziario per cercare di velocizzarlo e trovare una soluzione per il personale. Il primo è stato Alfonso Bonafede, il fedelissimo di Giuseppe Conte, è un giustizialista sfegatato e nei suoi due mandati di circa 2 anni e mezzo tentò di velocizzare i processi rendendo più difficile appellarsi alle sentenze e prolungando gli anni di prigione per gli imputati accusati di corruzione e criminalità organizzata. Il suo intervento non fece altro che assecondare i capricci del suo elettorato che voleva che i corrotti marcissero in galera. Rendere la procedura d'appello più difficile aveva lo scopo iniziale di invitare gli imputati ad accettare la condanna e concluderla lì, ma la gente si appellava lo stesso e quindi Bonafede, invece di accorciare le procedure, le allungò. Ah, poi il problema del personale non fece altro che aggravarsi durante la pandemia e molti processi furono messi in stand-by. Con l'arrivo di Marta Cartabia, la garantista, con il governo Draghi si sperava in un miglioramento che tutto sommato avvenne. Molti dei provvedimenti presi da Bonafede furono cancellati, si parlava molto più delle condizioni delle carceri e lo staff iniziò presto a stilare un'ambiziosa riforma giudiziaria che avrebbe cambiato radicalmente il modo in cui i processi venivano eseguiti. Purtroppo l'esecutivo di Draghi non durò abbastanza a lungo e la riforma Cartabia fu lasciata a metà. Qui entra Carlo Nordio, anche lui garantista, anche se molto più a destra del suo predecessore. Oltre a velocizzare la macchina giudiziaria, Nordio si era posto l'obiettivo di
limitare lo strumento delle intercettazioni da parte della magistratura, che secondo lui venivano abusate per spiare gli imputati senza il loro permesso, tranne naturalmente per i reati più gravi come l'associazione mafiosa. Molti la chiamano ancora riforma Cartabia perché tutto sommato Nordio vuole concludere ciò che ha iniziato, ma spesso i giornali si riferiscono a questa riforma anche come riforma Nordio, quindi userò i due termini intercambiabilmente. Il dibattito sulla riforma a cui Nordio sta lavorando da qualche mese ormai si è animato moltissimo negli ultimi giorni per via dello storico arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, l'ultimo capo clan che è considerato colpevole di aver orchestrato la strage di Capace e l'omicidio di Borsellino. Quasi tutte le forze politiche all'opposizione, tranne il terzo polo, si sono espresse negativamente sull'operato di Nordio dopo questa vicenda, sostenendo che togliendo la possibilità di usare le intercettazioni ai tribunali si rischiava di lasciare a piede libero tantissimi altri criminali e che se continuassero questo percorso significherebbe aiutare le mafie. Anche Salvini ha in parte condiviso questo sentimento, ma probabilmente solo per fare polemica e fare il duro con la componente giustizialista del suo partito. Oltre ai politici, la magistratura è fortemente contraria a questo intervento, ancora lamentando il basso personale e le difficoltà a gestire così tanti casi giudiziari con così pochi strumenti e risorse. Nordio ha risposto a queste critiche promettendo di garantire l'indipendenza e l'autonomia delle magistrature, definendole inoltre come un confine invalicabile e non trattabile, che non verrà scalfito dalle riforme. Dalla sua parte invece sono gli avvocati e la Premier Meloni, che nel suo video sui social dedicato ai suoi appunti, parla della questione Nordio così. In questi giorni si è parlato tanto sui giornali della cosiddetta procedibilità d'ufficio e abbiamo deciso di intervenire. Il ministro Nordio è impegnato a lavorare su una riforma della giustizia che possa garantire da una parte i tempi certi e un sistema efficiente e dall'altra il massimo delle garanzie per chi è sotto processo e indagine. Il governo punta a garantire la certezza del diritto e della pena. Quindi la Meloni rimane rigida e rimane a fianco al suo ministro che il suo partito sostiene da molto tempo. In effetti, se vi ricordate, alle scorse elezioni al Quirinale, Fratelli d'Italia voleva eleggere Nordio Presidente della Repubblica. Vi consiglio questo video se ne volete sapere di più. Vi lascio dicendovi che secondo me Nordio sta facendo un buon lavoro per ora. Dopo Bonafede ogni cambiamento è un buon cambiamento, poi sono sempre a favore di riforme liberali. Spero solo che faccia anche qualcosa per i carceri, che ora come ora sono tra i peggiori in Europa per qualità di vita, poi sono sovraffollati. Se non ho capito male, un aspetto importante di questa riforma avrà a che vedere con le misure alternative di detenzione, qualcosa di più formativo e meno punitivo, insomma. Penso che questa sia la giusta strada da prendere. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi. Ci vediamo la prossima volta. What does this remind you of? Comunisti! What does this remind you of? Comunisti! What does this remind you of? Comunisti! You are obsessed with... Comunisti! Hey, you're the one showing me all this... Comunisti!